noi siamo partiti da un'attività che ha avuto origine da un episodio che ha visto coinvolti due ragazzi molto giovani che avevano avuto una relazione sentimentale. L'uomo, una volta che la relazione si era interrotta, non aveva accettato la decisione della ex e nel pomeriggio di sabato era andato sotto casa sua per cercare di avere un incontro. In quella circostanza si era appropriato del telefono cellulare di lei e l'aveva minacciata con un paio di forbici per portarla in una zona un pochino più riparata per poter parlare. Lei poi aveva chiesto aiuto, era riuscita a ottenere quindi l'arrivo di un equipaggio di una volante che aveva fermato qualche minuto dopo l'uomo, ancora in possesso delle forbici, ma non del telefono cellulare. Quel telefono cellulare poi veniva utilizzato dall'uomo nel corso della notte per pubblicare poi una serie di contenuti che ritraevano la donna in comportamenti sessualmente espliciti. Questa pubblicazione si è protratta per tutta la notte, è continuata fino alla mattina, intervallata da messaggi tra il minatorio e il dileggiante nei confronti della ex, finché la donna ha chiesto aiuto alla polizia. Siamo intervenuti, siamo riusciti a localizzarlo, trovandolo ancora in possesso del telefono cellulare.